Domenica 2 aprile sarà un giorno di festa per Capraia al Limite e l'intera zona. Torna infatti l'iniziativa Primavera al Castello, giunta alla terza edizione con l'obiettivo di bissare e possibilmente superare il successo ottenuto nel 2015 e 2016 quando si registrarono circa 1000 presenze. L'evento, presentato stamattina in conferenza stampa, coinvolge numerose associazioni del territorio, dal Comitato Capraia in Festa all'Associazione Santa Grania, passando per il gruppo culturale Fornaci Pasquinucci, l'Associazione Estrosamente e l'Associazione Culturale eccetera. Il tutto sotto la supervisione dell'amministrazione comunale che ha pensato ed organizzato la festa grazie all'impegno di assessori, consiglieri e uffici comunali e ovviamente della Proloco di Capraia al Limite. Dalle ore 10 alle ore 18 il borgo storico di Capraia Fiorentina sarà lo scenario di molte attività. Ci sarà lo spazio per il mercatino dell'artigianato con prodotti locali e non solo, e a cura dell'associazione Estrosamente, per il laboratorio di cioccolato per bambini a cura della pasticceria Osi Dolce di Empoli, per giochi in legno, spettacoli di magia e giocoleria grazie all'associazione culturale eccetera. La Via dell'Arte e anche la Fornace Pasquinucci presente a Primavera al Castello. Buongiorno a tutti, sono Lorella Consorti, la vicepresidente. Anche la Fornace sarà presente a questo evento proposto dal Comune di Capraia al Limite. Sarà presente con delle opere dei nostri soci pittori, saranno circa una trentina di opere. E niente, la Fornace vuole sempre essere presente in tutti gli eventi del comune e anche questa è stata l'occasione giusta. Speriamo che ci sia una buona affluenza di pubblico e speriamo che nel bel tempo. È un evento già alla terza edizione con il quale noi vogliamo continuare questa valorizzazione del castello di Capraia, perché lo riteniamo una delle gemme del nostro territorio e che ha bisogno davvero di essere valorizzata al massimo. Inoltre gli artisti della Cocomero, un gruppo di ragazzi adolescenti che si cimentano con i fumetti ed altre attività dimostrative degli alunni del liceo artistico Virgilio e della installazione Walking Shoes dell'artista Serena Tani. Terza edizione anche i ragazzi del Virgilio quest'anno a Primavera al Castello qui a Capraia. Sì, è il secondo anno, ci è stata data dal sindaco l'opportunità di partecipare e dimostrarsi non soltanto come scuola ma anche come individualità, per cui i ragazzi possono mettere in mostra le proprie competenze applicandole alle passioni, per cui abbiamo i writers, abbiamo ragazzi che fanno parkour, trucco teatrale, cinematografico, ritrattistica, fumetto e laboratorio di scultura per bambini, per cui ecco, i ragazzi si mettono a disposizione a 360 gradi per accogliere le persone e far vedere quello che sanno fare, per cui grazie tante al Comune e al Sindaco per l'opportunità che ci è stata data per il secondo anno consecutivo. Novità di quest'anno infine le esibizioni con i tessuti aerei da parte della scuola di ballo MG Candela di Limite sull'Arno. Maurizio Condemi e Chiara Trivellon, noi ci presentiamo, intanto buonasera a tutti, siamo la scuola di ballo ed acrobatica MG Candela e ci siamo inseriti qui da quest'anno nel territorio di Limite Capraia e siamo contenti di partecipare a questa manifestazione. Noi per la manifestazione proponiamo una piccola uscita di esibizioni di tessuti aerei e poi facciamo provare questa disciplina un po' a bambini e non, anche più grandi della zona che vogliono un pochino cimentarsi in questa acrobazia. Poi nella nostra scuola ci presentiamo, facciamo anche ballo per quanto riguarda tutte le discipline, hip hop, break dance, danze caraibiche e acrobatica, parkour, acrobatica a terra, acrobatica aerea, quindi questo è un po' il quadro generale. E quindi niente, siamo contenti anche questa volta di essere di supporto a una manifestazione del comune, sia in questa occasione che poi per le prossime saranno feste dello sport che aspettiamo a gloria e aspettiamo tutto il territorio che venga a trovarci.